bentornate sul nostro canale. Oggi in questo video vi mostro come realizzare il trucco di Katy Perry nel video Change to the Rhythm con questi bellissimi capelli lilla. E ragazzi, tra l'altro, avere i capelli lilla è uno dei miei sogni proibiti. Vorrei farli già adesso, però so che mi rovinerebbe un sacco i capelli, perché comunque essendo scura, avendo dei riflessi rossi, dovrei decolorare tantissimo i capelli e poi tingere di lilla al di sopra. Quindi per non avere problemi, per evitare che i capelli si danneggino, anche perché da un po' di tempo sto utilizzando le neve, i capelli li vedo davvero rinati, sto evitando di tingerli. Però dico sempre alle mie amiche che un domani, quando sarò vecchietta con i capelli bianchi, me li tingerò di lilla, mi farò il carré lilla. Infatti, vabbè, tipo il sogno di vecchiaia. E questo trucco in realtà può essere sia un trucco primavera, un po' mi ricorda molto gli anni 60, questo feel dei 60, e questo bel azzurro pastello, queste belle labbra rosa, e lo trovo molto armonico come trucco e mi piace molto l'accostamento appunto di colori. Può essere quindi sia un trucco primavera, da utilizzare ovviamente non con la parrucca, e un trucco comunque da sera, quando volete divertirvi un po' con i colori. Io l'ho fatto ispirandomi al video di Katy Perry, Change to the Rhythm, che è il suo ultimo video che ha lanciato poco fa, e nel video si vede appunto indossare vari trucchi, ma questo qui è quello più spettacolare, con questo bellissimo ombretto azzurro fortissimo sfumato verso l'esterno. A me piace tanto Katy Perry, io già in passato ho fatto, riproposto diversi look suoi, e è un personaggio molto emblematico perché fa queste canzoni molto belle e anche profonde di significato. Quindi nonostante sia una cantante pop, a volte la musica inglese, i testi diciamo lasciano un po' a desiderare, sono un po' privi di significato, invece i suoi li trovo sempre molto molto belli e appunto significativi. Ogni video che fa ha un significato nascosto, e se non avete visto il video andatelo a vedere. Io spero che questo trucco vi piaccia, e aspettando la primavera, e vi mando un bacio e vi lascio al tutorial. Ciao! Per iniziare il trucco applico un correttore aranciato, questo è il NW25 Studio Finish di MAC, nell'angolo interno per eliminare le discromie che mi si concentrano in questa parte dell'occhio, perché come vi dico sempre, se ci vado a lavorare sopra ad applicare un ombretto sopra, mi si va ad ingrigire tutta la zona, quindi vado a correggerla prima di procedere con il trucco. Ora passo alle sopracciglia. Le sopracciglia sono un punto chiave di questo trucco di Katy Perry. Vado a definire prima con un ombretto marrone scuro, e al di sotto solamente nella parte finale applico una matita, questa è la NYX Micro Pencil nel colore Chocolate. Vado a pettinarle di nuovo per sfumare un po' il prodotto e vado ad applicare il primer. Come primer oggi non utilizzerò il mio amato Softworker, bensì un altro amato dell'ultimo periodo, che è la NYX Jumbo Eye Pencil nel colore Milk. Una bellissima matita bianca, molto cremosa, ottima da usare come base occhi. La applico quindi su tutto l'occhio, la vado a spalmare. Questo non solo ci libererà delle discromie della palpebra, ma ci doterà di una base neutra sulla quale andare a lavorare. Essendo bianca, andrà ad accentuare ulteriormente il colore dell'ombretto e a farlo risaltare ancora di più. Inizio il mio lavoro di ombretto. Questo è un trucco molto molto semplice, in quanto non ci sono linee grafiche, sono lavoro di sfumatura. Dalla mia palette di ombretti super colorata prendo questo azzurro tendente al menta, al verde menta, e su un pennello da sfumatura inizio ad applicarlo nella piega. Dopo averlo applicato procedo sfumandolo in movimenti circolari e lo estendo verso l'esterno. Come vi dicevo, questo è un trucco molto allungato verso l'esterno. Ripeto l'operazione più volte fino a raggiungere l'effetto da me desiderato. E poi, quando arriviamo sotto il sopracciglio, per diffondere l'ombretto vado leggermente ad allentare la pressione del pennello e a sfumare il prodotto.
sulla palpebra mobile applico un ombretto un po' più chiaro per dare comunque un lavoro di tridimensionalità. Questo è un ombretto di MAC, si chiama Acqua, è un bellissimo ombretto matte nel colore appunto azzurro pastello che ricorda l'acqua e è perfetto per quei trucchi anni 60 e utilizzato in diversi servizi fotografici. Lo prendo sempre sullo stesso pennello e lo applico sulla palpebra mobile. Al di sotto delle sopracciglia applico come illuminante Soft & Gentle di MAC, che mi si è rotto e quindi è in questo vasetto in mille pezzi. Sfumo con il pennello che abbiamo usato fino ad ora per applicare il prodotto. Nell'angolo interno applico il bellissimo ombretto di Nabla che si chiama Frozen, questo bel grigio metallizzato effetto glaciale, per illuminare l'angolo interno. Guardate quanta luce dà immediatamente ad un trucco. Nella rima interna applico la stessa matita bianca, la Jumbo Pencil di NYX, e al di sotto, guardate come apre tantissimo gli occhi, sembrano degli occhi da bambola, al di sotto vado ad applicare un po' di ombretto marrone opaco. Lo applico al di sotto per dare ulteriore definizione all'occhio, altrimenti si perde un po' se non applichiamo nulla. Nella parte esterna dell'occhio vado ad applicare un po' di grigio misto a nero e in questo caso applicherò City Wolf di Nabla, che è questo appunto grigio opaco, insieme a una punta di nero. La parte esterna ci va ad allungare un po' l'occhio in questo modo e lo sfumo verso l'interno. Vicino all'attaccatura delle ciglia applico una piccola linea di matita nera, questa è della Wacom, la 24 Hour Long Lasting Pencil, appunto nera, e vado a sfumare. Non voglio che si veda poi lo stacco quando andrò ad applicare le ciglia finte, altrimenti avrei magari lasciato tutto senza nessuna linea di eyeliner e ho applicato direttamente le ciglia finte. Adesso vado ad applicare un po' di mascara, applico il Pupa Vamp dalla mia Lash Story di House of Lashes. Ho deciso di applicare le Noir Fairy, che sono queste qui. Non ci resta che passare alla base. Come fondotinta applico l'Estée Lauder Double Wear, perché Katy Perry ha una coprenza perfetta nel video. Lo applico in diversi punti del viso. Lo vado a sfumare con la mia Beauty Blender. Vado a correggere leggermente l'angolo interno, sempre con un correttore aranciato. Per il resto dell'occhiaia vado ad applicare un correttore illuminante, in questo caso L'Oreal Accord Parfait nel numero 04. Non mi resta che fissare la base. Utilizzo la mia Cameo di Nabla, giusto per delineare un po' i contorni del mio viso, molto molto leggermente rispetto al mio solito. Come blush, Katy Perry ha un blush rosato e utilizzo questo di MUA al centro delle guance e lo sfumo verso l'alto. Come illuminante applico sempre il Soft & Gentle e per un effetto più evidente lo applico con le dita.
vorrei che riusciste a vedere in camera l'effetto che dà, perché magari ovviamente con la camera si perde un po' l'effetto. Anche al centro del naso, sull'arco di Cupido. Non mi resta che andare a colorare le labbra. Ho deciso di utilizzare due rossetti di MAC, è un mix di due colori, un rosa pastello, che è di una collezione che si chiama Novel Romance, appunto rosa pastello come potete vedere, e sopra ci vado con un nude per attenuarlo un po'. Questo è Creme de Nude, sono tutti e due dei cream sheen, quindi dei rossetti cremosi dal finish idratante e luminoso, non sono opachi. Questo conclude il look, vado a mettermi, ad aggiustarmi i capelli e ci vediamo tra poco. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate e iscrivetevi al canale se non lo siete già, seguiteci anche sugli altri social che trovate alla fine del video, vi lascio tutte le info e vi mando di nuovo un bacio, grazie mille per aver guardato, ci vediamo al prossimo video, ciao!